se sei sulle onde, verso l'isola di Panarea, allora sei sulla rotta giusta. Allora sei sulla rotta giusta. Non ti resta che accendere Radio Simari Web e navigare con la musica verso la Baia di Simari. Ad aspettarvi Nadia e Sasà. Nadia e Sasà. Buongiorno, sono Sasà, l'uomo della sveglia. Inizia il buongiorno è oggi. Show, show! Che giornata splendida. Buongiorno Eolia, buongiorno mondo. Nuovamente insieme amici, dopo il grande successo del disco Sunset, si riparte da Buongiorno Eolia. Tante novità questa mattina. Si parlerà appunto, come vi avevo promesso ieri, new entry per quanto riguarda la situazione di Matteo Messina Denaro, e poi si parlerà di Bonucci per il discorso un po' che è stato messo fuori rosa, e allora Bonucci fa un ultimo tentativo e manda una PEC alla Juve. Rischio e battaglia legale con il club, appunto Leonardo Bonucci avrebbe inviato una PEC chiedendo il reintegro in rosa. Dopo la risposta negativa da parte del club bianconero, ora si potrebbe aprire una battaglia legale tra le parti. Tutto questo amici andremo a scoprirlo nel corso della diretta in compagnia sempre del sottoscritto. E poi si parlerà ancora di Matteo Messina Denaro, davanti ai magistrati di Palermo nega di essere un mafioso e dice molto più di quello che pronuncia. E allora amici, partiamo subito, sì, con il disco pilota Give Your Love, ma prima... Radio Zimmari Web, batte forte, sempre. Jessica Moy e Jason Derulo, a Radio Zimmari Web, la radio delle Isole Eolie. If your legs won't hold you, let me pick you up. If your hands are shaking and you're barely holding on to your dreams, when you feel alone, let me give you love. Nobody knows how much a dream costs. Yeah, the blood and the sweat and the tears that you've lost. Everybody says that you make it look easy. But baby, I know how hard it was. Everybody knows that the struggle is real, but they don't know the pain you feel. The pain you feel, yeah. And everybody say that you make it look easy, but when the road gets rough, let me take the wheel. Keep on
keep on keeping on. Yeah, we keep on keeping on. Keep on keeping on. So we keep on. Radio Timari. Ascolta le nostre dirette e scopri le novità della musica. E scopri le novità della musica. Le informazioni in tempo reale. Le informazioni in tempo reale. Radio Timari, tutto ciò che una radio può dare. Disco pilota con Jessica Mowboy e Jason Derulo, disco pilota, l'unico brano, stamattina non ci sono ragazzi, New Entry è uscito da poche ore, come tanti altri brani che ci andremo ad ascoltare in questa diretta di questo venerdì 11 agosto 2023, a Radio Zimari White. E allora qualcuno mi sta mandando dei messaggi, tanti, per sapere come sta, cosa sta succedendo ancora, perché ci sono state delle botte e risposte riguardante un po' la situazione dei locali, una botta di un avvocato e poi la risposta degli albergatori che si dissociavano dalla lettera che aveva scritto questo avvocato. Non dico il nome perché non ne vale neanche la pena. E allora amici, si continua ad andare ancora avanti. Arriva il nostro Barry White italiano con Yes, Mr. Mario Biondi. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, your bag's told and I borrowed. Oh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Lui è Sasà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimari Web. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No, ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Il nostro Barry White italiano, Radio Zimari Web, in Buongiorno e Ora. Bayon Special Edition. Il brano estratto è Is Mario Biondi. I wanna be high, yeah, so high. I wanna be
free to know the things I do are right. I wanna be free, just me. Whoa. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. E sulle note di questo fantastico brano salutiamo tutte le barche che sono nella baia di Zimmari in questa mattinata. È davvero, è un lago, è un lago. Basta poco per essere felice. Un bel tramonto. Un bel tramonto. Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei. Un bel mare e Radio Zimmari ascoltare. Ascoltare. Verano y música, una combinación perfecta. Radio Zimmari. Radio Zimmari. E lasciamo così il nostro Barry White italiano, Mario Biondi, in questo fantastico singolo dall'album Beyond Special Edition a Radio Zimmari Web, la radio delle Isole Eolie. E intanto buongiorno a tutti gli amici siciliani, buongiorno agli amici di Milazzo, di Taormina e Giardini Naxos, insieme alla nostra Milano del Sud, Catania, e poi la nostra città d'Europa, buongiorno, insieme ad Enna, Avola, Caltanissetta, New Entry, sull'onda di Radio Zimmari Uomo. Coming home, amici, insieme a Shift c'è Norma Jean. Martin, Radio Zimmari, con Sasa Santomauro in Buongiorno Eolia. Venerdì 11 agosto. Sassaggi, Sassaggi, e tu ci sei, e tu ci sei. Eh beh,
Si continua ancora, amici, con Lucas Estradia, Alex Androsso e Bad Jack. From Radio Zimmarie. Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimmari Web, la tua radio. E appunto, la tua radio. La tua radio. E allora si va subito a parlare un po' di quello che è successo ieri. Stiamo parlando di Matteo Messina Denaro, che appunto, come ho detto nell'introduzione, dice di non essere un mafioso. Dice molto più di quello che pronuncia nell'interrogatorio a cui viene sottoposto appunto Matteo Messina Denaro, presunto capo di Cosa Nostra, catturato dopo una latitanza lunga 30 anni, lo scorso 16 gennaio appunto. Ripercorrendo le dichiarazioni rilasciate ai magistrati di Palermo, il procuratore capo Maurizio De Lucia e l'aggiunto Paolo Guido si riscontrano i caratteri tipici del boss mafioso nel momento dell'arresto, ma si ritrovano anche elementi utili per riscrivere una storia che appare diversa da come è stata raccontata. E appunto, tornando ai titoli che lui dice di non essere un mafioso, appunto Matteo Messina Denaro, no, io mi sento uomo d'onore, nel senso di altri, non come mafioso. Racconta di conoscere Cosa Nostra solo dai giornali, ma a differenza di Rina e Provenzano la riconosce. Non lo so, magari ci facevo qualche affare, non sapevo che era Cosa Nostra. Però, dice i magistrati, aggiungendo di augurarsi che suo padre, il boss Don Ciccio Messina Denaro, fosse un uomo d'onore, quantomeno la sua vita avrebbe avuto un senso. Don Ciccio, un po' tutti quanti conoscete Don Ciccio, ed era il papà di Matteo Messina Denaro.
voi mi avete preso per la mia malattia, poi aggiunge e chiarisce subito un punto. Non voglio fare il superuomo e nemmeno l'arrogante. Voi mi avete preso per la mia malattia, dice Messina Denaro. Era giusto che io andassi in carcere se mi prendavate. E ci siamo arrivati. Ma una domanda così, che lascia il tempo che trovo. Ma cos'è cambiato secondo lei? C'è una corruzione fuori, c'è una corruzione fuori, indecente. Si sono concentrati sempre tutti su di me. È quello che c'è fuori, forse voi pensate di immaginarlo tutto, ma non lo sapete tutto. Messina Denaro ammette di aver avuto un rapporto con Bernardo Provenzano. Sì, lettere non l'ho mai conosciuto visivamente e di essere consapevole del suo ruolo all'interno dell'organizzazione. Certo che sapevo chi era, ci mancherebbe, giustificando il loro rapporto perché quando si fa un certo tipo di vita, poi arrivata ad un dato momento ci dobbiamo incontrare, perché io latitante accusato di mafia, lui latitante accusato di mafia. Dove si va? Smontati anche i miti intorno alla sua latitanza, però io non so se è chiara sta cosa, ribadisce. Se tutti quelli che hanno avuto da fare con me dovete fare qualche carcere nuovo, perché mezzo Campobello se ne va in carcere. Trovano riscontri quindi le ipotesi che vedevano Messina Denaro inserito in un contesto omertoso che più che non sapere fingeva di non voler sapere e di non capire. E poi ancora il boss nega il delitto del piccolo Di Matteo, sciolto nell'acido, centro con il sequestro, ma non con il suo omicidio. Al boss sembra interessare particolarmente il discorso non essere accusato dell'uccisione del piccolo Di Matteo, ucciso da Cosa Nostra per punire il padre diventato collaboratore di giustizia. Decise tutto lui. Lui chi? Vincenzo Brusca. L'ira dell'ergastolo che prese ed io mi sento appioppare un omicidio, invece secondo me mi devono appioppare il sequestro di persona. Non lo faccio per una questione di 30 anni o ergastolo, per una questione di principio. E poi a tutti, cioè loro lo hanno ammazzato, lo hanno sciolto nel lacio ed alla fine quello che pago appunto sono io. Sfida agli inquirenti sulla protezione che hanno evitato la cattura per 30 anni. Dovreste arrestare mezzo Campobello. Messina Denaro trova anche il tempo di contestare il reato di concorso esterno. Per difendere l'amico Andrea Bonafede, che si è premurato di garantirgli un'identità fasulla, spiega che l'hanno arrestato Andrea Bonafede per favoreggiamento e perché è mafioso riservato. Il mafioso riservato è tipo un altro argomento di legge, se vogliamo dire farlocco. Come concorso esterno io preferirei, dice ai magistrati, se fosse una mia decisione. Tu favorisci il favoreggiamento, prende da 4 a 5 anni. Se favorisci un mafioso sono 12 anni. Meglio così, si leva il farlocco di torno. Chissà che ne pensa il ministro Nordio e gli altri nemici del concorso esterno. Messina Denaro. Ma dai, è d'accordo con loro. Cambia
cambiamo completamente argomento, si va a parlare un po' di sport, di calcio, che poi è anche, non è calcio. Poco prima dell'inizio del ritiro, appunto, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si recarono alla residenza estiva in Toscana di Leonardo Bonucci per comunicare all'allora capitano della Juventus la decisione del club di metterlo fuori rosa. Una scelta evidentemente dettata da Massimiliano Allegri, che per motivi tecnici non ritiene più Bonucci centrale nei progetti di squadra. Una sorpresa assoluta per colui il quale ha fatto parte della storia della Juventus, rinata dopo la retrocessione in B, anche grazie alla prestazione maiuscola di una difesa capeggiata dallo stesso Bonucci e completata da Barzagli e Chiellini davanti alla Buffon. La BBC, più famosa del calcio europeo, e Bonucci era l'ultimo baluardo di quella fantastica retroguardia. Impossibile per questo pensare a un finale del genere, eppure la Juventus ha deciso di agire in questo momento, lasciando senza parole il giocatore che ha assistito al match della prima squadra con i bianconeri della Next Gen in panchina, ma in disparte rispetto al gruppo e chiaramente scuro in volto. Attraverso il suo agente Luci, il centrale laziale ha fatto sapere di voler restare per convincere Allegri a reintegro senza considerare altre opzioni. Ecco perché, secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe anche messo nero su bianco inviando una richiesta tramite PEC inviata dal suo legale al club per chiedere il reintegro in rosa. La risposta sarebbe stata però negativa. La Juventus però non vuole fare passi indietro rispetto a quanto stabilito a inizio stagione. Una strategia evidentemente quella del club, anche per limare i costi, dato che Bonucci percepisce 6 milioni netti all'anno. Risparmiare in una stagione che ha visto la Juve perdere i ricavi dovuti alla qualificazione in Champions è la parola d'ordine in questo momento. Forse la vecchia signora si aspettava un passo indietro da parte di Bonucci, una sorta di presa di coscienza della situazione anche a fronte del suo profondo attaccamento alla maglia. Probabile si aspettasse anche una modifica dei termini del suo ingaggio al ribasso. Tutte ipotesi in questo momento. Bonucci avrebbe così chiesto il reintegro in rosa tramite PEC, ricevendo però subito un secco no dalla Juventus. Il giocatore potrà ora andare al collegio arbitrale per chiedere un indizio che nel suo caso potrà essere di, appunto, di 2 milioni di euro. Si tratta di una facoltà stabilita nell'accordo collettivo dei calciatori di Serie A per tutelare i tesserati che finiscono fuori rosa, a cui dovrebbe essere garantita la preparazione con il resto della rosa. In questo caso, invece, Bonucci si allena in orari differenti da quelli della prima squadra, insieme agli altri giocatori in esubero. Motivo per cui si potrebbe ora aprire una battaglia legale che non fa bene né alla Juve né al giocatore e né soprattutto all'ambiente, dopo la nota vicenda di extracalcistica che la Juventus ha deciso di lasciarsi alle spalle dopo l'ultima tormentata annata. Queste erano le ultime notizie, amici, e si va ancora a fare musica. Anzi, no, mi dicono che dobbiamo andare tassativamente ai consigli per le vacanze estate 2023.
Enjoy Panarea è un'azienda giovane e dinamica. Nasce dall'amore per il mare e ad oggi è esperta nel settore di noleggio gommoni e moto d'acqua. Attenti a soddisfare le richieste dei nostri clienti con particolare e continua attenzione anche dei piccoli particolari. Il nostro obiettivo è quello di farvi vivere delle esperienze uniche ed indimenticabili nell'isola di Panarea e in tutto l'arcipelago delle Isole Eolie. Esperienze e sensazioni che solo il mare può farvi trovare. Con le nostre moto d'acqua e i nostri gommoni eleganti e super accessoriati, il vostro viaggio sarà in completa sicurezza ed in totale autonomia. Oppure, se preferite, affiancati dai nostri skipper. La nostra flotta vi attende. Scegli tra i nostri modelli con o senza patente nautica e dai inizio all'avventura. Per informazioni chiama il numero +39 349 139 38 53 oppure +39 333 839 8531. Enjoy Panarea. Prendi il tuo tempo. Ascolta Radio Zimmari Web. È a Panarea, una delle 7 isole Eolie. Tutto ha inizio con Mamma Carola, che ha pensato con successo di miscelare in maniera creativa e sapiente due prodotti che sono alla base della cultura culinaria eoliana: la granita pesca e malvasia, diventando così nel 2014 un marchio registrato. E non solo, il bar da Carola ha oltre 40 specialità di granite, prodotte con passione e utilizzando solo frutta fresca. Un peccato di gola, unico ed inimitabile. La sera poi lasciati avvolgere da un'atmosfera unica sotto il nostro gazebo in riva al mare, gustando i nostri aperitivi. Un incontro di miscela, fusioni e combinazioni. Il tutto accompagnato con dei taglieri ricchi di prodotti eoliani buoni e gustosi. Bar da Carola, lo trovi a Panarea, in via Comunale Mare. Per informazioni chiama il numero +39 09 09 83 161. Bar da Carola, dal 1990, sostiene che oltre alla qualità del caffè, ciò che conta è la sincerità del sorriso in cui lo staff ti saluta. Bar da Carola. Tuffati su Radio Zimmari Web. Un tuffo sull'isola più bella. La musica più bella. Negra, Crazy Beats insieme a Cheesecake Boys. Negra, Negra, Shad Jackson. Alright. Radio Zimari, la radio delle Isole Eolie. La radio delle Isole Eolie. Negra, Cheesecake Boys insieme a Crazy Pizza, nuovo singolo anche per loro. Ma voi lo sapete, il venerdì lavoriamo molto con le nuove uscite. Tante aspettando un po' di musica italiana, ma voi come tutti quanti sapete, chi è un po' nell'ambiente sa che se non arriva prima a settembre non ci saranno nuove uscite per quanto riguarda la musica italiana. Spero di essere smentito con l'uscita di grandi artisti. Carway, amici, insieme a Alox e Ayala e Tiesto c'è, pensate un po', Madame Avamax. Radio Zimmari, l'atmosfera giusta per te. Bye.
E intanto ricordiamo agli amici che si sono collegati da poco per la prima volta che state ascoltando Radio Zimmari, che trasmette da Panarea, una delle sette isole Eolie. In studio a tenervi compagnia Sassà Santomauro. Buongiorno Eolie. E per voi amici di oltreoceano in Sicily. Sicily, 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 Eolia, Eolia, Panarea. Sassà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. La musica alla radio è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un sussurro all'orecchio di tutto il mondo. Radio Zimmari, la tua radio. Carla Sax insieme a Sama e Bibe. Paris Memory, Radio Zimmari. What, what, what? C'è Radio Zimmari Wire, la radio delle isole Eolie. Radio Zimmari, l'atmosfera giusta per te, per voi, per noi. Sono tramonti che non tramontano mai. Radio Zimmari. Radio Zimmari, il tuo tramonto migliore. Il tuo tramonto migliore. Paris Memory insieme a Carla Sax, insieme a Summer e BBC. Anche questo un singolo uscito poche ore fa. E noi di Radio Zimmari ci siamo. Però adesso si ritorna un po' indietro di qualche anno e ci andiamo ad ascoltare l'unico pezzo in italiano di questa prima diretta di questo venerdì 11 agosto in compagnia di Sassà Santomauro in Buongiorno Eolie. Amici, con una voglia assurda arriva Mr. J-Ax. Tuffati su Radio Zimmari Web, un tuffo sull'isola più bella, la musica più bella. La libreria di Netflix l'ho finita, ora voglio fare binge watching alla vita. Gli influencer ma nessuno se li fila, fare le dirette mi stava antipatico da prima. Asintomatico alla sfiga, sono cresciuto come i peli sulle gambe alla tua tipa. Ma questo suono è funky, questo suono è tranqui, perché ormai puoi darmi schiaffi solo con i guanti. Come la musica tra alti e bassi, attimi infiniti, la vita è fatta di istanti ma uniti. E se rispetto la distanza, che tanto tutto passa, allora dimmi perché ho una voglia assurda.
stare dalla gente, urlare come in curva, cantare acqua azzurra, nudi in riva al mare, perdere un po' la testa, stare a ballare, entrare ad ogni festa, che poi sì, che ci importa, siamo qui, fino all'alba con in tasca la felicità, ci baciamo tutti, ci baciamo tutti. E se potessi andare al mare ora sopporterei tutto, anche quelli con il salvagente a fenicottero. Se in cielo vedo l'inviata di non è la D'Urso, mi tiro giù il costume e le faccio l'elicottero. Anche il fan di Bruno Risas ora sogna il club e Gigi Dag, persino il pezzo estivo di J-Ax. Adoro il traffico della città, il mio odio per la gente è sparito come Novax. Al futuro penso poco perché mi manca il presente e il passato vorrei fosse remoto tipo chat di gruppo. Andrà tutto bene? Non so, so solo che vorrò più bene a tutto. Rispetto la distanza, che tanto tutto passa, allora dimmi perché, ho una voglia assurda, di stare tra la gente, urlare come in curva, cantare acqua azzurra, nudi in riva al mare, perdere un po' la testa, stare a ballare, entrare ad ogni festa, che poi sì. Una voglia assurda, J-Ax amici, Reale, l'album in cui abbiamo estratto questo fantastico singolo, targato 2020 a Radio Zimari. Ho una voglia assurda di scordarmi le spalle, la sabbia dentro le scarpe. Ho una voglia assurda. Una voglia assurda amici, J-Ax, ma noi continuiamo ancora. Verano in musica, una combinazione perfetta. Radio Zimari. Radio Zimari. Back on the beach. Incognito a Radio Zimari. Radio Zimari. In duo. In duo. The Beach, incognito a Radio Zimari, a tenervi compagnia in questo buongiorneoli di questo venerdì insieme. E noi ci fermiamo amici nuovamente per un altro piccolo consiglio. Estate 2023 sull'isola di Panarea. Verano in musica, una combinazione perfetta. Radio Zimari. Radio Zimari. Thank you.
Nel dopoguerra, quando Panarea era abitata da pochissime persone, fu la nascita dell'Hotel Cincotta a mettere in movimento il turismo dell'isola. Il dottor Giuseppe Cincotta, uomo di grande intuito, era nel giusto quando diceva che questo era uno dei posti più belli del mondo e che la gente avrebbe finito per accorgersene. L'hotel, situato su una scogliera a pochi metri dal porticciolo, si presenta nella tipica architettura eoliana, sviluppandosi su vari corpi di fabbrica, così concepito e costruito per non contaminare la bellezza dell'isola. Nelle sue terrazze, l'hotel offre viste incantevoli su Stromboli e sugli isolotti circostanti. La struttura dispone di un accesso privato a mare e di una piscina con idromassaggio. Fiore all'occhiello è il ristorante, il cui menù è frutto di un'appassionata ricerca nella tradizione e nel patrimonio enogastronomico siciliano. Immerso nel verde dei suoi pergolati e giardini, fonde la cordialità della tradizione alberghiera con la funzionalità di un hotel moderno. Oggi, pur conservando l'atmosfera di un tempo, il Cincotta continua ad essere scelto per il suo fascino antico di primo albergo sorto nell'isola di Panarea. Radio Zimmari Web batte forte sempre. Con la sua particolare struttura che accompagna la montagna, l'Hotel Raya offre delle camere con grandi terrazze, con un panorama unico. Alla Raya siete voi i protagonisti, indossando gli splendidi abiti costellati di boila e razze. Nell'isola più chic delle Eolie, l'aperitivo al Raya è un'esperienza unica. Una terrazza su un angolo di mondo, dove si può ammirare il tramonto, accompagnato dal DJ set assaporando drink originali. Le nostre terrazze sono pronte ad accogliervi per una cena a lume di candela, proponendo piatti della tradizione in chiave moderna. Ma il Raya è anche musica e divertimento, con la sua discoteca sul mare, dove potrai ballare sotto le stelle. Tensione a poche ore dal vertice con le opposizioni a Palazzo Chigi, dal centro-sinistra cresce lo scetticismo. Schlein, Meloni non prenda in giro i lavoratori. Tim, il governo entra nella rete, siglato il memorandum con il fondo americano KKR, il Ministero dell'Economia socio fino al 20% e avrà un ruolo nelle scelte strategiche. Il paradiso delle Hawaii diventa un inferno, isole devastate dalle fiamme, almeno 53 i morti, città rase al suolo, migliaia di persone senza casa, dichiarato lo stato d'emergenza. A Zaporizhzhia ha colpito un hotel usato da funzionari ONU, la Polonia decide di inviare 10.000 uomini al confine con la Bielorussia, Biden chiederà altri 13 miliardi per Kiev. Colpo di Stato in Niger, dal vertice straordinario dell'ECOWAS, via libera a un'operazione militare il prima possibile per rimuovere i governanti golpisti. È morta la scrittrice Michela Murgia, aveva 51 anni, tre mesi fa aveva annunciato di essere malata di cancro. Una vita tra libri e impegno civile, a Cabadora il suo romanzo capolavoro. Torna l'anticiclone africano, nuova ondata di caldo per i prossimi giorni. Dal weekend temperature in aumento ovunque, specialmente in Sardegna, afa al centro nord. Tennis, Sinner ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto, dopo il forfait di Andy Murray per un infortunio. Su Sky torna la Premier, in campo il Manchester City campione contro il Burnley. A Panarea, nella Baia di Zimmari. Nella Baia di Zimmari. C'è Radio Zimmari, la radio delle Isole Eolie. La radio delle Isole Eolie. Beh, dopo i consigli per le vacanze a Panarea, abbiamo ascoltato anche i colleghi di Sky TG24 per un'informazione di un minuto e mezzo. Mi raccomando, questa ondata di caldo, questo anticiclone che sta per arrivare, che è già arrivato, ecco, e siamo già ancora in tarda mattinata, già si comincia a sentire davvero un caldo irreversibile. Come with me, amici, si ritorna in questa seconda e ultima parte di Buongiorno Eolie con Nora and Paul a Radio Zimmari. Come with me, Radio Zimmari, l'atmosfera giusta per voi. We'll be right back.
Zimari c'è, Sassà c'è, Sassà c'è, e tu ci sei, e tu ci sei. Intanto salutiamo l'amico Cesar, il nostro Jingle Boy di Radio Zimari Web. E si va all'ultimo brano, al penultimo brano in scaletta, abbiamo allungato di un brano. Ritorna nuovamente il nostro Barry White italiano, ma questa volta, amici, pensate un po' con Get Fire, con Love Love Love, a Radio Zimari Web. Mario Biondi. Take you by the hand, I'm gonna keep you safe, I'm gonna take good care of you, you'll never be alone. All love is set. Da Panarea, Radio Zimari, con Sassà Santomauro. Feel the loneliness, we're gonna have the best, we share the love and leave the rest, we only live to host. All love. Prendi il tuo tempo, ascolta Radio Zimari Web. È a Panarea, una delle sette isole Eolie. We'll be dancing in the streets, we're gonna find a way. We have a time we won't forget, this feeling's here to stay. All love, love for eternity. We'll enjoy this preciousness the world gave to us. When we're walking on sunshine of love. Oh, love, 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 love. The energy that builds fables cast us in the sky. E noi siamo arrivati al termine. Grazie ancora a tutti gli amici italiani e di oltreoceano. Rimanete con noi che sta per arrivare Music della Tarde con Nadia Solange e in collaborazione con il notiziario delle Isole Eolie. In collaborazione con il TG Zimari ci saranno tante notizie, con botte e risposta per quanto riguarda Federalberghi e l'avvocato Saro Venuti. Amici da Sassà Santomauro è davvero tutto, noi ci ritroveremo questa sera con il Disco Stanza. Ancora una buona continuazione di giornata con la musica di Radio Zimari Web. Venerdì 11 agosto da Sassà è davvero tutto, a più tardi, ciao, ciao, ciao. Por el despertador de Radio Zimari. De Radio Zimari. Y empieza tu día a lo grande. Desde la encantada bahía de Zimari. Es como la última volta. Desde la encantada bahía de Zimari. Con la resaca que anuncia buen día. Eolie, Eolie. Ma c'è sempre un motivo per tornare.